tornata, finalmente siamo contenti, speriamo, però non ci fermiamo qua. Adesso noi dovremo andare dal sindaco e fare una riunione straordinaria con l'amministratrice, perché questo non si deve più ripetere. Basta, c'è già la seconda volta, fare in modo di ognuno di avere i suoi contatori, di essere autonomi, ecco, di pagare il giusto, e avendo appunto l'acqua che consumiamo, che noi, come ho detto anche ieri, pagare paghiamo, però vogliamo avere la sicurezza di non trovarci più in queste situazioni. Questa ipotesi di diventare indipendenti, ognuno con un proprio contatore, sì, è una cosa che già avete studiato con l'amministratore? Ne abbiamo parlato, ne abbiamo accennato, ma lei è un po'... Si è tirata fuori lei. Si è un po' tirata fuori. Allora adesso, siccome che Sassi mi ha dato una mano anche l'altra volta, e poi il nipote di una delle signorine anziane che abitano qua, lavora al comune, di fare una riunione col sindaco. Dice sindaco, come dicevo prima, non devono più capitare queste cose. Dobbiamo partire e fare in modo di essere come già hanno fatto in altri condomini là in fondo, perché erano nelle stesse nostre situazioni, e si sono messi su il riscaldamento per proprio conto, l'acqua per proprio conto, perché là addirittura avevano il riscaldamento, di conseguenza chiudevano anche il riscaldamento. Noi grazie a Dio abbiamo la caldaia in casa, e la faccenda dell'acqua, l'acqua l'abbiamo avuta oggi alle 2:00.